Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi il video confronto tra la Gibson Les Paul Standard, copia spudorata del Gibson Les Paul Standard Made in USA, la Eco VL480 e la Vintage V100NB. La prova verrà fatta in sequenza Gibson Eco Vintage nei suoni clean, overdrive è un po' più spinti e poi su un suono lead. Quindi iscrivetevi al canale, mettete un like e mi raccomando commentate. Partiamo con il confronto. Impressioni sui suoni clean. Intanto vi spiego il routing del segnale. Sto utilizzando il mio Blackstar qui dietro senza alcun pedale, quindi chitarre direttamente nell'amplificatore. Per gli effetti sto utilizzando Helix. Torniamo sui suoni clean. Sicuramente la Vintage V100NB batte le due chitarre, la Eco e soprattutto la Gibson, perché riesce a mantenere un suono equilibrato su tutte due i pick up, e tra l'altro è un suono aperto, arioso e molto molto definito. Quindi primo posto lo darei alla Vintage V100NB, secondo posto alla Eco, la Eco VL480, perché comunque si è difesa bene, anche se secondo me il pick up al manico è un po' più chiuso, però comunque ha un bel suono. Ultimo posto lo do alla Gibson, perché ha dei suoni poveri, i pick up li sento molto molto deboli, almeno sui suoni clean. Passiamo ora ai suoni overdrive. We'll be right back.
Su queste sonorità la classifica si ribalta un po', nel senso che al primo posto metterei comunque la vintage, perché ha sempre quella caratteristica di suono definito, aperto, i pick-up rispondono benissimo al tocco. Al secondo posto farei salire la Gibson, perché rispetto alla Echo ho sentito un suono più definito, anche se più scarico, però più definito, almeno su questo riff preferisco quella sonorità. Quindi, primo posto vintage, secondo posto Gibson, ultimo posto. Oh no! Andiamo avanti, saliamo un altro po' di gain e vediamo come si comportano. Questa sonorità, dove abbiamo un overdrive un po' più spinto, e in particolare proprio su questo riff, di nuovo ho avuto un'indecisione nella classifica. Sicuramente di nuovo la vintage vince in assoluto, perché ripeto, i pick-up sono grindosi, hanno la giusta definizione, un bell'attacco, e proprio su questo riff tutto questo viene evidenziato. Invece, non lo so, sono indeciso sul secondo posto se mettere la Gibson o la Echo, però mettere la Gibson perché comunque ho sentito dei pick up e una sonorità più chiara rispetto alla Echo, anche se qui pecca la Gibson per quanto riguarda l'uscita, ma non solo l'uscita dei pick up, li ho sentiti proprio scarichi rispetto già alla Echo. Però forse vince per poco, perché la sonorità è un po' più aperta, almeno per me. Poi fatemi sapere nei commenti le vostre opinioni, insomma, cosa ne pensate, cosa percepite nell'ascolto, nel confronto tra tutte e tre le chitarre. Andiamo avanti, voglio fare un'altra prova suonando l'intro e fino alla parte del primo solo di Paradise City dei Guns, perché voglio vedere come si comportano gli strumenti, quindi sulla parte clean, sull'overdrive spinto e su quella parte di solo fatta con il pick up al manico. We'll
qui la classifica si ribalta nuovamente. Secondo me la vintage in assoluto al primo posto, perché proprio su questa porzione di brano, su tutte le posizioni dei pick up e sulle sonorità, su tutte e tre le sonorità, vince in assoluto, mentre rimporterei la Eco DL480 al secondo posto, perché ho sentito soprattutto sul suono clean, sui passaggi e anche poi sul suono, su quella piccola parte di solo con il pick up al manico, il giusto suono almeno per questo brano. Quindi Eco al secondo posto, e all'ultimo posto la Gibson, perché ancora una volta pick up scarichi non equilibrati, vi dico la verità, e quindi secondo me la porterei all'ultimo posto. Ma non solo, c'è anche un particolare che non so se avete notato, ma poi ne parliamo nelle considerazioni di fine video. Ultima prova, suonerò con un suono lead su una backing track per vedere come si comportano i tre strumenti. Sulla backing track lascerei la classifica inalterata, quindi vintage in assoluto al primo posto, secondo posto la Eco, ultimo posto la Gibson, perché ho sentito i pick up molto scarichi e poco definiti. Arriviamo quindi alle conclusioni. Concludo il video imbracciando la Gibson Les Paul Standard. Questo non vuol dire che la metterò sul podio, anzi finirà all'ultimo posto, perché il podio lo merita la Vintage V100NB, in assoluto per costruzione, sonorità e prezzo. Al secondo posto metto la Eco VL480 perché si è difesa benissimo. Ultimo posto ovviamente, come ho detto, la Gibson Les Paul per tanti motivi. Se ci avete fatto caso, proprio sul brano Paradise City ho avuto difficoltà a suonare soprattutto la parte degli accordi, perché la chitarra ha comunque come dire, difetti strutturali, i tasti. Tra l'altro ho abbassato le chitarre mezzo tono sotto, mentre le altre due chitarre hanno mantenuto la curvatura del manico praticamente inalterata. Sulle Spall Gibson, dopo nemmeno un minuto, si è incurvato il manico. Non sono stato lì a correggere con il Thrust Rod, perché onestamente non mi interessa.
però comunque ho avuto difficoltà, come si è notato, proprio a suonare le parti iniziali del brano Paradise City. Non solo, ultimo posto, anche perché se la batte un po' come sonorità con la Eco, però proprio per tutti i motivi intorno ho preferito far salire la Eco al secondo posto, perché comunque la chitarra è uno strumento in generale, deve essere comodo da suonare in toto, non è che deve avere solo un bel suono e poi tutto il resto è scadente. Quindi questa è la classifica definitiva, almeno per me. Fatemi sapere qui sotto nei commenti le vostre opinioni e cosa ne pensate. Mettete un like, iscrivetevi al canale e a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.